Pace e bene e buon anno a tutti quanti voi. Un nuovo anno è come un quaderno bianco su cui possiamo cominciare a scrivere da capo tutte le cose che vogliamo. L'immagine è di Papa Giovanni Paolo I e in qualche modo vuole aiutarci a fugare le paure, le incertezze e le sofferenze che abbiamo ereditato dal 2020. Il mondo è cambiato. E senz'altro dentro di noi sono avvenute tante cose. Facciamo in modo che qualsiasi segno che è rimasto dentro di noi, anche le ferite più profonde, diventi un momento di crescita per la nostra vita. Con la prima lettera che commenteremo all'inizio di questo nuovo anno, vi porto a Pietrelcina, dove Padre Pio è sacerdote da pochi mesi. Siamo nell'ottobre 1910. La malattia infierisce su di lui, è giovane, vorrebbe conquistare il mondo, partire missionario, impegnarsi nella parrocchia del suo paese natale, e invece le condizioni di salute non sono buone. Intorno a lui perfino dubbi, paure, perché quelle continue polmoniti per alcuni sono il sospetto che ci sia una tubercolosi. Quello che sta vivendo in qualche modo sembra speculare a tante storie di oggi. È come se non bastasse, il demonio vuole metterci la sua. Ascoltiamo che cosa scrive a Padre Benedetto, il suo direttore spirituale, in una lettera del 22 ottobre 1910. Mio carissimo padre, chi mi libererà dalle miserie in cui mi trovo? Le tentazioni, massimamente, sono più che mai accanite contro di me. Mi affliggono grandemente non per la continua violenza che mi debbo fare, ma per la loro bruttezza e continuata ostilità e per il grande timore di offendere il Dio da un momento all'altro. Poiché ci sono dei momenti che mi trovo proprio sull'orlo del precipizio, lì lì per cadere. Anche durante le ore del riposo il demonio non lascia di affliggermi l'anima in vari modi. È vero che nel passato sono stato forte con la grazia di Dio a non cedere alle insidie del nemico, ma chissà che mi potrebbe succedere nell'avvenire? Sì, desidererei proprio da Gesù un momento di tregua, ma si faccia il suo volere su di me. Anche di lontano non manchi di mandare maledizioni a questo nostro comune nemico affinché mi lasci in pace. In carità le chiedo di pregare il Signore per me, come io ho fatto e farò altrettanto per lei, non perché mi tolga dal mondo se non quando a lui piace, ma perché mi preservi dal male. Se non le dispiace mi scriva, poiché mi fanno tanto bene le sue lettere. Mi benedica fortemente il suo Fra Pio. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Gesù sceglie di abbassarsi fino a dare l'illusione al demonio di poterlo tentare. Sì, perché di illusione si tratta. San Paolo infatti afferma: è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Dunque Gesù è Dio e ha il potere su Satana, che è una creatura. E Satana non può spingerlo a rinnegare se stesso. In realtà, però, con l'incarnazione Gesù ha scelto di essere veramente uomo, ha una sua volontà umana e quindi sceglie di annientare il potere del demonio con un'obbedienza che va ad opporsi alla disobbedienza di Adamo. Sarebbe bello che anche per noi la tentazione fosse un'illusione del demonio. Sarebbe bello
che in noi abitasse Dio così da poter tener lontano il demonio. Purtroppo, invece, lui sa sedurci molto bene. In realtà, però, anche noi possiamo indirizzare al bene la nostra volontà, perché in noi abita la vita di Gesù. Dice San Paolo, e voi avete in lui parte alla sua pienezza. Lui, cioè, è il capo di ogni principato e di ogni potestà. La nostra debolezza di fronte alle tentazioni ci fa dimenticare questa grande verità. Anche noi siamo pieni di Cristo, perché siamo sepolti insieme con Lui nel battesimo. E in Lui siamo stati anche, dice San Paolo, risuscitati per la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Ricordiamo i tratti essenziali della visione che il giovane Francesco Forgione, quello che poi sarà chiamato Padre Pio da Pietrelcina, ha avuto prima del noviziato. Lui è ancora adolescente, si trova in un ampio spazio dove si confrontano due eserciti, uno di persone bianco vestite, uno di personaggi orribili. Il peggiore di questi, un gigante mostruoso, avanza per affrontarlo. Lui ha paura, ma un personaggio meraviglioso lo spinge a combattere, lo aiuta e gli permette di vincere. Alla fine gli viene data una corona e gliene viene promessa un'altra, se persevererà sino alla fine nella lotta contro il male. La redazione del testo della visione che Padre Pio ha prima del noviziato ci interessa. Quando lo scrive Padre Pio, è già sacerdote e viene pressato dal direttore spirituale affinché racconti le origini della sua vocazione. Lui sceglie di utilizzare un testo già conosciuto, un racconto antico riportato da Giambattista Scaramelli, l'autore di un compendio di mistica del Settecento che Padre Pio aveva già utilizzato in diverse occasioni. In questa visione racconto Padre Pio sintetizza la sua storia, una battaglia contro il maligno che altrimenti non avrebbe vinto se non con l'aiuto di Dio. I santi sono tentati come noi e più di noi e non fanno nulla per nascondere i pericoli che vengono dalla fragilità umana. L'opera del demonio è una vera ossessione che tocca profondamente l'animo di Padre Pio. Nella lettera che abbiamo letto, Padre Pio scrive «Le tentazioni massimamente sono più che mai accanite contro di me. Mi affliggono grandemente non per la continua violenza che mi debbo fare, ma per la loro bruttezza e continuata ostilità e per il grande timore di offendere Dio da un momento all'altro, poiché ci sono momenti che mi trovo proprio sull'orlo del precipizio, lì lì per cadere». Qui non ci sono immagini figurate come nella visione prima del noviziato. Non abbiamo il personaggio mostruoso di cui parla la visione, nemmeno le percosse del diavolo che in alcuni casi il Signore ha permesso. Questa lettera però ci presenta una linea di continuità tra le prime esperienze del giovane Francesco, che vede davanti a sé una vita fatta di combattimento, e il frate ormai maturo, che si racconta nella visione. La lotta è accompagnata dalla presenza misteriosa di Dio che incoraggia e dona la forza di resistere alla tentazione. Ma non è tutto risolto. Padre Pio teme che da un momento all'altro possa venire meno l'aiuto del cielo e lui possa soccombere. È vero, lui dice, che nel passato sono stato forte con la grazia di Dio a non cadere nel potere del nemico. Ma chi lo sa cosa potrebbe succedere adesso? E aggiunge, desidererei proprio da Gesù un momento di tregua. Ma facciamo la volontà di Dio. In modo plastico ci viene presentato qui un esempio di che cosa sia il timore di Dio.
Non si tratta di un timore riverenziale, qualche cosa che deve farci paura, ma di quell'ansia che nasce da un amore profondo per il Signore e dalla paura di interrompere questo canale di grazia con la propria malvagità. Puoi avere dei difetti, sentirti solo, persino essere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento. Non cedere alla tristezza, all'angoscia, non cercare alibi nella tua debolezza. Tu vuoi essere felice. Dio con la sua presenza nella tua vita vuole renderti felice. Siamo arrivati al termine di questa nostra riflessione e vi ricordo l'appuntamento settimanale su Padre Pio TV di questa rubrica La Scuola di Padre Pio ogni sabato alle 19.30 e in replica la domenica alle 9.30 e il lunedì alle 14.15. È il momento di salutarci con i più vivi auguri per il nuovo anno, ma anche con un impegno. Non mollare mai, soprattutto non mollare mai le persone che ti amano. Non rinunciare mai alla felicità, a quella che viene da Dio, perché la vita è uno spettacolo incredibile. Pace e bene a tutti.